Green Pass napoletana. De Luca è ne inventerà una delle sue. Vai tempo basso. Può passare. Il governo ancora ne discute, ma all'ombra del Vesuvio il Green Pass è già una realtà. Noi daremo a tutti i nostri cittadini che si fanno la vaccinazione, dopo il richiamo, una tessera come questa. Lo aveva annunciato a gennaio, nero su bianco, ora lo dice l'ordinanza 17. Il passepartout campano è la smart card consegnata ad avvenuta vaccinazione, ma che consentirà ai possessori deroghe ai divieti e agevolazioni per l'accesso ai servizi. È giusto anche perché siamo comunque in pandemia. L'economia deve ripartire. Penso che l'abbia fatto per invogliare le persone a vaccinarsi. Il pass permetterà già di parlare e colloquiare con una certa sicurezza. Potrebbe comunque agevolare a fare tavolate più lunghe, potrebbe agevolare a lavorare all'interno per i locali che non hanno posti all'esterno, potrebbe comunque agevolare il lavoro. Il come però è ancora tutto da definire. In questo caso, se vengono due persone con la green card, potrebbero stare vicine e non rispettare la distanza di un metro. Ma sono cose, ripeto, che devono essere stabilite insieme all'unità di crisi. Non penso che sia la misura risolutiva. Io dico che è una misura aggiuntiva, ma tutte le norme a tutela vanno continuamente rispettate. Più che discutere sul pass vaccinale, io credo che per noi in questo momento sia importante allungare gli orari di chiusura. Oltre 1 milione di card sono state consegnate, ma il disco verde in salsa partenopea già non convince tutti. Secondo me è anticostituzionale. E chi non è vaccinato deve morire. Non è che non vogliamo farlo, è per la nostra fascia d'età che dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo essere messi tutti quanti sulla stessa linea. La campagna è sempre una cosa a parte, generalmente. De Luca e De Luca. Allora, fate